Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti voi, io sono Manuel, questo è Canale Forza Lazio, partiamo con la nostra intro. Ben trovati, scusatemi, vi ricordo ragazzi come di consueto, come comincio tutti i video, che in descrizione appunto ad ogni contenuto all'interno di questo canale appunto c'è un insieme di informazioni, quelle che io reputo utili a tutti voi per primo entrare in contatto con noi, secondo per conoscere i dettagli di Canale Forza Lazio, che può essere in primis il nostro blog canaleforzalazio.com, come può essere un indirizzo email per contattarci o altre informazioni, come ad esempio i nostri social, dove ci trovate appunto anche su tutti gli altri nostri social. Fatta questa consueta e doverosa premessa, il terzo video di questa giornata non può che essere riservato a lui, al cavallo pazzo, alla testa pazza, al giocatore folle. No, giocatore no, perché ripeto, in campo Luis Alberto non si può minimamente discutere, ma fuori dal campo, ragazzi, ma quante cazzarola ne ha combinate? Pensate, da quando ha messo piede a Roma, che lui dovrebbe baciare per terra a chi l'ha portato a Roma, dovrebbe baciare i piedi e le mani a Tare, che l'ha voluto a tutti i costi a Roma, e vi ricordo Luis Alberto preso per sostituire il partente Candreva, se non ricordo male, per farvi capire, Luis Alberto che della sinistra ci ha giusto giocato qualche un terzo, un quarto di campionato ci aveva giocato, poi la magia, la bravura, la grande abilità di Simone Inzaghi, che lo ha disegnato e lo ha fatto sbocciare fino a diventare un grande calciatore. Ragazzi, Luis Alberto prima di venire alla Lazio era un giocatore molto molto vicino a lasciare il calcio, voleva fare altro, pensate un po', invece poi ha trovato la quadra del cerchio e grazie, ripeto, soprattutto per quanto mi riguarda, a un ambiente come quello della Lazio, che vi ripeto, l'ambiente della Lazio cos'ha di particolare rispetto a tutte le altre società? Questo è un gruppo familiare, si crea proprio un gruppo familiare all'interno della Lazio, e questo ha creato i presupposti ideali, psicologicamente parlando, per Luis Alberto per ritrovarsi e sbocciare. Luis Alberto, ragazzi, in campo è un giocatore, io guardate, ma proprio senza il minimo dubbio, per quanto riguarda il panorama calcistico della Serie A lo metto tra i primi 10 della Serie A e forse anche tra i primi 5 rientra, però non voglio fare il solito quello che spara le cose, tra i primi 10 calciatori della Serie A. Ma fuori dal campo, ma quante cazzate ha fatto, quante ne ha fatte, e prima l'aereo sui social e contro l'aereo della Lazio, e poi ad Auronzo Decatore 2 anni fa si è presentato con 5, ripeto, stavo su, 5 giorni di ritardo, 5 giorni di ritardo, la prima volta che Sarri mise piede nell'ambiente della Lazio, Luis Alberto si presentò con 5 giorni di ritardo. Di che stiamo a parlare? E poi la lagna che ha fatto ad Auronzo Decatore, dove si è buttato malato, tutti che hanno cercato di coprire la notizia che stava in palestra, non è vero niente, perché aveva rotto le scatole pure là sui social, mettendo un messaggio, una story scriptica sul suo Instagram, e poi addirittura non partire con la Lazio, non presentarsi all'allenamento di rifinitura della scorsa settimana ad Auronzo a Formello, così, con nonchalance. Ripeto, magari Luis Alberto poteva avere anche i suoi buoni motivi, perché come al solito nell'ambiente Lazio, che è molto fertile in questo, tac, spaccatura, come pro Sarri, pro Lotito, pro Luis Alberto contro società. È normale, no? Ripeto, nelle motivazioni molto probabilmente Luis Alberto aveva anche ragione,
perché Luis Alberto praticamente reclama un mancato pagamento del premio, bla 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 bla. Ma tu dalla ragione al passare al torto, caro cara testa pazza, testa folle di Luis Alberto, ci hai messo 30 secondi. Perché non esiste proprio sulla faccia della terra che te ne presenti a lavorare. Perché comunque hai un contratto firmato e hai un contratto che devi onorare. E basta, stop. No, come i ragazzini che quando gira male prendi e non te presenti. Però adesso è cambiato qualcosa e sono contento. Perché adesso la Lazio si è messa di traverso. Allora, qualcuno. Andiamo ad analizzare le notizie, pure qua ragazzi l'ambiente Lazio è clamoroso, è un circo. Qualcuno scrive che, attenzione, quando dico qualcuno parlo di fonti attendibili, non mie, fonti Gazzetta dello Sport e cavoli vari, per intenderci, no, sti sitarelli da quattro soldi. Allora, qualcuno afferma che Luis Alberto ha già firmato. Altri, e io mi auguro che sia questo, vero? Affermano che la Lazio adesso si è messa di traverso e che il contratto di Luis Alberto sarà firmato solo a calciomercato chiuso. Cosa che io dicevo 3 settimane fa, quando ha cominciato a fare i primi capricci, e diceva Luis Alberto: sei un coglione. Scusate, quando ci vuole, sei un coglione, chiaro? Perché? Perché voi lo vedi sta società com'è fatta? Aspetta un attimo, fa finire il calciomercato e poi firmi sto benedetto contratto, cazzarola. E invece no, lui come i ragazzini, se non gli dai subito la caramella va fuori di testa. E adesso sto dalla parte della società, voi fate quello che cacchio vi pare. Io adesso sto dalla parte della società. Ripeto, non sto discutendo la qualità del calciatore. Non mi permetto perché è un grandissimo calciatore Luis Alberto, che dà l'anima per la Lazio. Attenzione, non parlo del calciatore dentro al rettangolo, ma appena mette la punta dello scarpino fuori dalla linea bianca, è un disastro. È un disastro. E gli sta bene. Io mi auguro che queste notizie, secondo le quali adesso è lodito a prendersela comoda e gli fa firmare il contratto quando possibile, fa bene. Fa bene. Stavolta è successo pure qualcosa di più. Perché il gruppo, non a caso all'inizio vi ho parlato di familiarità di un gruppo come una famiglia, il gruppo si è messo di traverso i giocatori, a cominciare dai senatori, che giustamente hanno fatto pesare al calciatore un modo di fare assolutamente irrispettoso nei loro confronti, oltre che della società, oltre che degli impegni che ha preso firmando un contratto in essere che già ha. I giocatori sono straniti con Luis Alberto. Luis Alberto ha chiesto scusa sia alla società che ai calciatori. Si è messo giustamente in una posizione di difetto perché ha sbagliato lui, c'è poco da fare. E allora la cosa piano piano sta rientrando e si sta appianando. Ma adesso deve pagare Luis Alberto. Deve pagare. Sentendosi colpevole per quello che ha fatto, per i danni che ha recato alla Lazio. Chiaro? Deve pagare, come giusto che sia. Me frega un cavolo dei pro società, contro società, solo perché si mettono a favore o contro dell'udito. A me di questo non me ne frega niente. Io discuto la parte etica del comportamento di Luis Alberto, che è vergognosa. Quindi è giusto che Luis Alberto paghi multa di 40.000 euro, che è pure poca, perché fosse me gli avrei dato 100.000 euro di multa. Gli avrei dato dritto 100.000 euro di multa, così va a piangere i 140.000 euro che non hai preso scusate, per la qualificazione in Champions. 140.000 euro, che guadagni quasi 3 milioni all'anno. Ma non ti vergogni, non ti vergogni a fare le lagne da ragazzino per 140.000 euro. 140.000 euro, ragazzi. Vi rendete conto? 140.000 euro a piagne per uno che ne guadagna 3 all'anno? Guarda, a livello proprio extra calcistico, caro Luis Alberto, poi continuerò a raccontare con grande entusiasmo le tue gesta, ma a livello extracampo sei proprio una cosa. Basta la mia smorfia per farvi capire. Meglio che non dico altre parole. Ciao ragazzi, ciao a tutti.